l'altra volta. L'ha conservato, l'ha abitato lì. I lavoratori ex Itea a Genova sono in sciopero, la situazione infatti è grave. È molto grave la nostra situazione perché la nostra azienda non ci sta dando risposte di nessun tipo. E per noi l'occupazione è fondamentale perché ci sono un sacco di lavoratori che comunque devono arrivare alla fine del mese, non sanno il loro futuro e non sanno come andrà a finire questa azienda. Non ci danno risposte e non rispettano soprattutto il contratto nazionale. E questo è gravissimo, assolutamente grave. Quindi oggi scioperate, ma avete in mente di prendere altri provvedimenti? Sicuramente prenderemo altri provvedimenti, perché noi siamo comunque soggetti alla legge 146 per il pubblico servizio e sicuramente fra un mese probabilmente ci porteranno a fare altre due giornate di sciopero finché l'azienda non troverà delle soluzioni e non ci darà soprattutto delle risposte. Ma la situazione è così difficile solo per la vostra azienda o per tutto il vostro settore? No, tutto il comparto della vigilanza privata ha dei problemi molto gravi che non sono stati risolti e più passa il tempo e più questi problemi non vengono risolti. E noi chiediamo invece, soprattutto verso l'opinione pubblica, che questi problemi vengano affrontati e affrontati seriamente. Lui non lo riprendere tanto, quello l'ha già carosso.